Aldo, dimmi, ci sono. Abbiamo mangiato, però la Toscana in bocca, Pistoia e anche vino. Montalbano, esattamente, Chianti. Perché qui il problema a volte la provincia di Pistoia è non promuovere abbastanza questa risorsa del vino che è il Chianti Montalbano. Ricordiamoci che fra le varie sottozone del Chianti, una delle sottozone si trova in provincia di Pistoia ed è proprio il Chianti Montalbano. Quindi un Chianti dove troviamo caratteristica delle quelle che sono le uve classiche del Chianti, quindi Sangiovese evidentemente, come uva rossa in particolare, anche se ovviamente come succede in tutte le altre zone sono arrivate anche vitigni internazionali, però sentiamo magari direttamente, ecco, il proprietario. Abbiamo chi lo produce il vino a Pistoia, a Quarrata. Quarrata è Carlo Potenza della casa vinicola Rubattorno, un'azienda che sta nascendo ora, ha iniziato gli 3 anni a produrre tutto il Chianti di Montalbano e incrementare il nostro territorio anche per differenziare dagli altri tipi di Chianti, perché il Chianti è un po' tutto generale di tutta la Toscana. Allora, per identificare un po' più il territorio, qui di Quarrata, di Pistoia, delle colline di Montalbano, cerco di puntare sul nome Montalbano, Chianti Montalbano. Quindi allora i vitigni quali sono, oltre a quello che è Sangiovese, che penso sia uno di quelli obbligatori? Sangiovese al 90%, poi c'è un pochino di Canaiolo e un pochino di Colorino, i classici cloni Chianti toscano. E il Di Bianco, quindi il bianco viene bianco fatto e con Trebbiano. Trebbiano toscano. E poi c'è però, a parte questi che sono, il barriccato, oddio, cioè quindi quello che vuole essere il vino che ha un livello superiore. E quello sempre Sangiovese? No, il barriccato è l'Alicante, è un vitigno autoctono sempre toscano che si sta ritirando fuori. Ricordatevi, l'Alicante molte volte lo sentite fondamentalmente spagnolo, ma si è ricominciato dalla Maremma e oggi viene piantato da tante parti proprio perché il territorio, quindi toscano, si presta a creare un vino chiaramente potente di struttura, ma che rispetto a quello spagnolo risulta anche più fine, più elegante, non così spesso e potente come succede spesso nei vini spagnoli. Perfetto, allora la Toscana in bocca, Pistoia e anche Chianti. E anche Chianti, Montalbano. Grazie. Arrivederci.